Claudio Cecchetto, produttore di successo, ha commentato la serie Hanno ucciso l'uomo ragno, che racconta l'ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto dal loro primo incontro fino al successo. Mi piace, racconta un sogno, ha detto Cecchetto, tuttavia ha espresso un disaccordo su come la serie rappresenta il suo rapporto con la provincia. Quando Cecchetto della serie dice basta parlare della provincia, io mica vado in giro a dire che sono di Ceggia. In realtà non è così, io sono molto orgoglioso del paese da cui arrivo. Per Cecchetto la provincia è un trampolino di lancio, una voglia di emergere che ha portato molti giovani al successo. Con il tempo infatti è stato spesso descritto come un Disney italiano, uno che costruisce sogni. Questo paragone lo onora, la mia Disneyland è stata come il clan di Celentano, per fortuna tutti quelli che ho lanciato hanno una carriera propria, bella e duratura. Il rapporto con Pezzali però ha subito delle fratture. Cecchetto ha più volte definito Pezzali un ingrato, lamentando la mancanza di riconoscenza. Nonostante le tensioni, Cecchetto mantiene un atteggiamento pacato. Le persone hanno voglia di sognare. Peccato, è andata così, non sono le persone che tradiscono, ma i loro guai.